ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Mancanza di personale, scioperi, nuovi timori per il Covid. L'estate del traffico aereo sta andando avanti in emergenza, causando numerosi disagi ai passeggeri tra voli cancellati e ritardati. Una situazione che coinvolge praticamente tutta Europa e che, fortunatamente, non riguarda l'aeroporto internazionale di Ancona. Noi viviamo una realtà un po' diversa da quello che si sta sentendo in tutta Europa. Noi siamo una piccola realtà, un aeroporto piccolo, quindi diciamo noi abbiamo voli point to point, no? Da una destinazione all'altra, quindi non raccogliamo traffico di hub, no? O comunque di proseguimento. E quindi i voli sono molto pieni, siamo molto contenti, questo è molto positivo, arrivi tantissimi, tutti stranieri. E possiamo scongiurare che il caos che si registra in tutta Europa qui non esiste? No, non c'è. Ci sono sempre situazioni di overbooking, perché poi i voli sono pieni, ma pieni a tappo, quindi qualche biglietto in più le compagnie aeree l'hanno venduto. E quindi questo crea qualche problema di sapore per un viaggiatore che sta per partire per le vacanze e non si trova il posto sull'aereo. Che significa a livello di numeri i voli pieni? Voli pieni, ieri per esempio è partito un Wizz Air per Tirana che porta 220 posti, e 220 sono stati venduti 240 biglietti, ci sono 10-20 persone che rimangono a terra. Situazione meno tranquillizzante allo scalo di Ancona per il personale contagiato. Noi siamo stati abbastanza colpiti, abbiamo 6 persone, quindi abbiamo circa il 10% dei nostri addetti che sono in Covid, no? E per adesso ci amoreggiamo, però quando questo numero diventa più grande diventa difficile. Noi abbiamo avuto la scorsa settimana alla sicurezza 3 persone che non si sono presentati perché malati di Covid, e questo ha creato un grosso disagio qui. Insomma, si prevede un'estate da tutto esaurito. È un'estate da tutto esaurito e siamo tutti contenti.